Il Montesilvano per rialzarsi dopo due sconfitte, la Bacigalupo Vasto Marina per dare continuità al successo con il Capistrello. Sono queste le premesse del match al Galileo Speziale tra due formazioni molto vicine in classifica, Fischia, Di Florio, Di Lanciano. Pronti via e il Vasto Marina si rende subito pericoloso con Letto che dopo una respinta non inquadra lo specchio. La risposta dei Verde Oro arriva al 13° ed è affidata al sinistro di Maiorani, palla alta. Ancora i padroni di casa, Maloku va alla rimessa lunga per Barbarossa che fa da sponda per San Maciccia, colpo di testa a botta sicura e miracolo di Girbic che tiene il punteggio in parità. Al 25° arriva l'episodio che cambia la partita, Fieroni lanciato a rete viene fermato fuori area da Ubertini e per Di Florio l'intervento del portiere è da cartellino rosso. Daka esce per far spazio al secondo portiere l'esordiente Sagazio classe 2004, ma i locali complice una disattenzione difensiva incassano lo 0-1 ad opera di Felice De Vizia. Al 42° i montesilvanesi reagiscono con Maloku che sfonda dalla sinistra e impegna ancora Girbic. Dal possibile 1-1 però si passa al 2-0 dei vastesi, la firma è di Fieroni ottimamente imbeccato dal suggerimento di Letto. Nella ripresa altro episodio da Moviola, Triglione e Besin Maloku vanno a contatto, proteste veementi dei padroni di casa ma il direttore di gara non ravvisa irregolarità. Il montesilvano spinge per riacciuffare la partita, angolo di Maiorani, Barbarossa sotto misura, facilecca e il preludio al gol, altra azione insistita guidata da Cavallucci e Tassone. Maiorani si carica sulle spalle suoi e con un sinistro deviato riapre i giochi, reazione immediata dall'altra parte della Bacigalupo Vasto Marina, apertura per Fieroni che a tu per tu con Sagazio pecca di precisione con un pallonetto morbido, corner di De Vizia, Triglione da pochi passi manda clamorosamente alto. Mister Antignani sveste i panni di allenatore ed entra in campo. Il Montesilvano raccoglie immediatamente i frutti. Punizione di Maiorani sponda proprio dell'ex attaccante del River e Besin Maloku può spedire alle spalle di Girbic per l'incredibile 2-2. Di nuovo in parità il match allo Speziale con continui colpi di scena. Antignani apparecchia la tavola per Bassi che nel momento decisivo viene recuperato da un difensore vastese. Slalom gigante di Tassone che va via a traino, calcia da posizione impossibile, colpisce la traversa, Girbic battuto sul versante opposto, punizione calciata da avvantaggiato per due volte, la porta di Sagazio trema ma il portierino mostra gli artigli e salva il Montesilvano nell'ultimo dei 5 minuti di recupero. Bomber Antignani ha la palla per vincere la gara, Girbic è strepitoso e di riflesso coi piedi tiene inchiodato il punteggio sul 2-2. Succede di tutto tra Montesilvano e Bacigalupo Vasto Marina che si dividono la posta in palio dopo una partita non adatta ai deboli di cuore. Magari quando sciupi tanto oppure non riesci a concretizzare quanto di fatto produci, alla fine no, la tieni in bilico e può succedere, insomma, pareggiata su due episodi, ci sta nel calcio, questo deve farci, come dire, riflettere. Tutto sommato alla fine ho detto anche bravi ragazzi, perché poi non è mai semplice, semplicemente però non si può far finire la gara al 45esimo, magari durano 90 minuti e quindi alla fine se proprio bisogna dire qualcosa nell'ottica di crescere, di formare sti ragazzi, ecco, magari se la ricorderanno perché devono essere concentrati e determinati fino al 90esimo. Sì, hai detto bene, è una partita nata male perché praticamente abbiamo preso un rigore, poi stasera mi rivedo il regolamento, però io vedo la palla che va verso la bandierina del calcio d'angolo, quindi da che ne so io se la palla va verso la bandierina del calcio d'angolo, è ammonizione al portiere, non è espulsione, però magari hanno scritto stanotte il regolamento, io non lo so, poi vado a casa e lo rileggo. Fermo restando che confermo quello che ho detto con la Torrese, cioè sistematicamente noi dobbiamo giocare contro tutto e tutti. Oggi i ragazzi hanno dimostrato che abbiamo qualcosa di buono. Abbiamo reagito alla grande sul 2-0 in 10 creando tantissime occasioni da gol, traverso di Tassone, il tiro all'ultimo secondo minuto dove il portiere ha fatto una mega parata, le due o tre occasioni di Bassi, il rigore non dato a Maloku, perché ragazzi io mi auguro che lo facciate rivedere, ma c'è un rigore su Maloku che è clamoroso, dopo il rigore dato a loro non mi dai il rigore su Maloku, allora io comincio a pensare male, perché se succede domenicalmente sembra la stessa cosa. Ripeto, io non mi sono mai lamentato, mai da giocatore e mai lo faccio nemmeno da allenatore, cioè non voglio alibi, noi abbiamo fatto due errori, siamo stati puniti.
però dopo quello che ci tocca ce lo devono dare, perché altrimenti non ne veniamo più fuori noi.